di approfondire lo studio che è stato fatto, ovviamente devo fare delle premesse su cosa si basa, su cosa è andato a approfondire. Ha iniziato a utilizzare questo argomento che è il comportamento alimentare da iperalimentazione compulsiva e ha utilizzato una chiave di lettura che sarebbe la medicina tradizionale cinese, ossia l'antica cultura orientale cinese che riesce a unire, come diverse culture orientali, riesce a unire quello che è filosofia, quello che è vita, quello che è cultura medica. Allora, di che cosa si tratta? Anzitutto andiamo a vedere che cos'è questo disturbo, come si muove, come lo si può riconoscere. E si tratta di un disturbo di iperalimentazione caratterizzato da abbuffate e dalla perdita di controllo, soprattutto nel mentre si ha questo atto alimentare. E che cosa osserviamo? Attraverso i criteri diagnostici proposti per il binge eating disorder, del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, andiamo a vedere come l'hanno definito e come lo si può riconoscere come comportamento. Allora, possiamo vedere che è caratterizzato da ricorrenti episodi di abbuffate, soprattutto da un'assunzione di una quantità di cibo enorme. In brevissimo tempo si riesce a ingurgitare una quantità di cibo senza controllo veramente enorme. Cerco di correre anche perché ho poco tempo. Allora, la mancanza di controllo è uno degli standard che vengono osservati, uno dei comportamenti che vengono osservati, e la mancanza di controllo non è soprattutto nel non riuscire a fermarsi, ma nel non riuscire nemmeno a selezionare quello che si mangia. Quando si hanno questi atti compulsivi, si ingurgita tutto quello che si riesce a trovare. Non solo, allora, durante la maggior parte delle abbuffate, per essere definito un binge eating disorder, devono essere presenti almeno tre dei seguenti indici comportamentali. Per esempio la rapidità con la quale ci si nutre, si mangia, ossia la voracità, l'immagine lo identifica, il modo in cui si tende a mangiare, ingurgitare senza quasi masticare, l'importante è riuscire a portare dentro, portare verso l'interno. Mangiare fino a fastidioso senso di pienezza. Non solo di pienezza, non solo la persona si sente piena a livello addominale, a livello di stomaco, ma si arriva anche a sentire sensazioni di dolore fisico rispetto a ciò che si è ingurgitato. E soprattutto anche la mancanza di fame. Lo starter, per questo atto compulsivo, non è tanto la fame che posso sentire in un determinato momento, ma è un impulso che scatta, un impulso che parte. Quindi, al di là anche degli orari, tende la persona a mangiare senza una regolare suddivisione dei pasti, quindi non è il momento della colazione, del pranzo, della cena, ma in qualsiasi momento è buono per riuscire a attaccare e infilarsi nel frigo o negli stipendi di casa. La persona tende a mangiare sola perché si vergogna, ha il senso di colpa, perché non vuole condividere questo momento, un momento di disagio per la persona, e quindi tende a farlo in solitudine e anche tendenzialmente di nascosto. Non è tanto come il comportamento, la differenza tra il comportamento da iperalimentazione che stiamo citando adesso al comportamento bulimico è che alla fine non c'è il rigetto, ma la tendenza a mangiare in solitudine di nascosto è abbastanza simile. Poi la persona che si fa prendere da questi atti compulsivi prova disgusto verso se stesso. Non soltanto, vive questo atto con intensa sofferenza, non riesce a godere il momento della buffata, non è un atto di godimento per la persona, ma non riesce a fermarsi, quindi è qualcosa che sente che, con la quale viene trascinato questo gesto. Per essere identificato come binge eating disorder, e questo in media si deve ripetere circa 2 volte alla settimana per un periodo di 6 mesi. Questo ovviamente deve avere una ripetitività, perché a chi di noi non è mai capitato una volta tanto di infilarsi nel frigo e mangiare quello che capita? Quindi non è che abbiamo questo tipo di problema, semplicemente questo è particolarmente ripetitivo. E altro aspetto che differenzia il binge eating disorder è proprio che la persona poi non ha la tendenza a cercare di perdere peso. Infatti queste persone sono soggette a sovrappeso, sovrappeso elevato, cioè obesità. Ossia, non vanno a utilizzare pillole dietetiche, non si sforzano di fare particolari diete, si fanno semplicemente trascinare da questo atto compulsivo. Anche se il loro aspetto non piace a se stessi,
vivono disagio per il proprio aspetto. Allora, se andiamo a vedere questo disturbo attraverso le statistiche, dal 23 al 46% dei soggetti obesi presentano anche disturbi di sintomi di binge eating, quello che abbiamo appena detto. Se poi però questo dato lo applichiamo alla comune popolazione, quindi non a persone con problematiche di obesità, possiamo vedere che andiamo dall'1,8 al 4,6%, quindi i giorni nostri relativamente ancora abbastanza contenuto. Adesso apriamo una parentesi doverosa rispetto a quella che è la cultura cinese, l'antica cultura medica cinese. Per farlo, visto anche che abbiamo poco tempo, ho scelto alcuni pezzi scritti da Sun Simiao, questo antico saggio medico cinese, che scrisse alcune cose molto interessanti rispetto a quello che è l'alimentazione. Allora, per prima cosa cerca di comprendere a fondo le cause della malattia. Grazie a questa conoscenza, la malattia può crescere, può essere attaccata. Tratta prima con la dieta, solo se ciò non funziona, allora usa le medicine. È interessante, le culture orientali e le culture antiche, culture mediche, osservavano prima, come primo approccio medico, quello che è l'alimentazione. Quando feci la specializzazione in dietetica cinese, era interessante la riflessione che fece la mia insegnante quando disse: prova a pensare se assumessi ogni giorno, 3 volte al giorno, un medicamento benefico per te, così come facciamo con il cibo. Questa sarebbe già una buona base per uno stato di salute, per uno stato preventivo della salute. È così che dovrebbe essere vissuto l'alimento, ossia come un gesto dove introduco qualcosa che fa bene per il mio corpo, fa bene per il mio stato emotivo, fa bene per il mio stato razionale. E questo credo che sia una riflessione doverosa, soprattutto se si parla di alimentazione rispetto alle culture antiche. Altra citazione, sempre di Sun Simiao. Quando il corpo di una persona è equilibrato e armonioso, è sufficiente nutrirsi bene per mantenere uno stato di salute. Poi dice, non è vantaggioso assumere erbe officinali, perché il qi degli organi si potrebbe squilibrare. Qi, intendiamo lo stato energetico degli organi. Per proteggere il corpo alla radice è necessario rifornirlo di cibo nutriente, e sottolineo nutriente. Il cibo è in grado di espellere i fattori patogeni e rendere sani e stabili gli organi, armonizzare lo spirito e rendere chiara la volontà, proteggendo il qi e il sangue. Qi inteso come energia, sangue come materia, come corpo, come fisiologia. Se si è in grado di usare il cibo per riequilibrare le malattie croniche, armonizzare le emozioni, scacciare la malattia, è possibile essere chiamati medici superiori. Una cosa interessante, i medici cinesi sostenevano che vogliamo essere in salute, dobbiamo avere una buona alimentazione. Questa è la base dello stato di salute. E il cibo veniva visto come un medicamento dolce, che poteva essere guidato passo per passo e modificato nell'arco della vita. E si chiedevano, ma perché dobbiamo utilizzare immediatamente o quando la persona è in stato di salute delle erbe, che erano considerate le medicine all'epoca. Utilizzare le erbe all'interno del corpo è come scatenare l'esercito feroce dell'imperatore e non poterne gestire e controllare la sua efficacia. E quindi sostenevano, prima nutriti bene, se poi ci sono delle problematiche che l'alimentazione non riesce a affrontare, allora proviamo a pensare che cosa possiamo attuare di diverso. Allora, se ne parliamo del disturbo di iperalimentazione incontrollata, colazioni compulsive, e possiamo vedere come l'affronta in modo classico la medicina tradizionale cinese, sono citati tre cause di questa problematica. Stati di cili fegato che invade il mezzo stomaco, fuoco o flegma fuoco dello stomaco, vuoto del cili cuore. Allora, anzitutto, e prende in considerazione l'osservazione che è stata fatta della lingua, del polso, i sintomi chiave, come lo si può riconoscere, i sintomi principali, diciamo, e l'eziologia. Lingua e polso perché? Per la medicina cinese è stato strutturato un intero piano di osservazione dell'individuo per osservare quando la problematica dell'individuo stesso si poneva in essere ancora prima che potesse essere fisica. Cerco di spiegarmi meglio, sono stata un po' confusa. Ossia, cercavano di osservare quando c'erano dei disagi o degli squilibri energetici prima che questi potessero diventare malattia del corpo e del fisico.
ricco, e quindi avevano uno strumento, tanti strumenti di osservazione. Osservavano i capelli, osservavano la lingua, palpavano il polso, palpavano il corpo, osservavano la pelle, la brillantezza degli occhi, osservavano l'andatura, osservavano la fonazione. Erano tutti strumenti non invasivi che loro utilizzavano per capire che cosa stava succedendo, per riuscire a fare una prevenzione e quindi evitare che una patologia potesse prodursi.